Cosa è successo? È successo che per molti giorni ha nevicato in una zona d'Italia dove, anche se è montagna, solitamente non viene così tanta neve. Quindi si è accumulata per giorni e giorni molta, molta neve, quindi siamo in alcuni punti si va oltre i 2 metri di neve, 2 metri e mezzo, anche 3 metri di neve. Sulla montagna più alta del centro Italia, che è il gruppo del Gran Sasso, questa montagna. Oltre a questo, cos'è successo? Perché solitamente la neve, dove viene ogni anno, non fa danni. Cos'è successo? È successo che, assieme a questa nevicata eccezionale, c'è stato un terremoto. Si sa che la neve è una. Come si può dire, è instabile per conto suo, già normalmente a volte scende a valle in maniera vertiginosa, in maniera rovinosa e appunto si chiamano slavine o valanghe. Perché? Perché la neve quando si accumula troppo normalmente può fare questi distacchi, queste cose, perché scendono a valle. Scendono a valle diverse tonnellate, moltissimi metri cubi di neve assieme. Tra la velocità e la massa travolge quello che trova, quindi normalmente travolge alberi, persone, chi trova, diciamo così. In questo caso è successa una cosa straordinaria, una cosa eccezionale. Questo accumulo di neve si è scaricato non per motivi ordinari, che possono essere sbalzi termici, vento o altre cose, ma per un terremoto. Quindi tutta la neve che c'era accumulata in cima alla montagna, diciamo così, si è riversata a fondo valle tutta assieme proprio perché? Perché era la terra che tremava e non un riscaldamento o altre cose per cui normalmente vengono giù le slavine. Proprio per questo motivo la slavina che si è scaricata a valle è di eccezionali dimensioni e di eccezionali danni. Quindi ha trascinato con sé grossi massi, alberi, ha sradicato intere parti di bosco ed è arrivato fino a travolgere un albergo, che era un albergo a 3 piani, quindi parliamo di un albergo a 3 piani che è stato completamente sommerso dalla neve e spostato, proprio l'impatto violentissimo della neve addosso all'albergo ha fatto sì che questo albergo scivolasse, si è stato spostato di 10 metri. Ovviamente il piano terra è quello che ha subito meno danni, i piani più alti sono in parte crollati, in parte sono stati travolti da questa. Allora, normalmente i punti, le zone dove avvengono queste slavine sono conosciute. Cioè, quando una slavina si scarica per motivi ordinari, cioè motivi che avvengono normalmente, quindi per variazioni di temperatura, per accumuli di neve dovuti al vento che la deposita in grosse masse, che poi queste scendono a valle, sono zone conosciute perché periodicamente la cosa si ripete. E in questo caso è una cosa del tutto eccezionale proprio perché la terra tremando col terremoto ha fatto sì che ci fossero delle slavine e questa slavina in particolare in un posto dove normalmente non avviene di queste dimensioni, diciamo così. Il problema grosso qual è? Il problema grosso è che ovviamente ci sono dei traumi dati proprio dall'impatto della neve. La neve in questo caso ha travolto una casa, un albergo, quindi ha rotto muri, ha rotto cose così, quindi il trauma può essere proprio fisico, da impatto, e quindi possono le persone rimanere ferite o anche morire proprio per l'impatto violentissimo che la neve dà in questo, durante le slavine o le valanghe. L'altro problema che che c'è in tutti quanti i recuperi delle slavine, per cui si cerca anche di farlo più velocemente possibile, che la gente viene proprio sepolta sotto la neve
E oltre i problemi da trauma che abbiamo già detto prima, ci può essere la mancanza d'aria, perché la gente rimane sepolta sotto la neve e manca l'aria, quindi la gente può morire per soffocamento. La terza cosa, che però è più rara, è la morte per assideramento, ovvero sia la gente che è rimasta sotto la neve muore per il freddo. Però delle tre cause, questa è quella più rara, diciamo così, quella sicuro più probabile è quella proprio per soffocamento, perché anche una persona ferita, se sepolta, non muore per i traumi, ma muore per mancanza d'aria. I mezzi che vengono usati normalmente per il soccorso sono mezzi che si usano in montagna, quindi così. Per raggiungere nello specifico questo albergo non potevano usare gli spazzaneve normali perché la strada, non essendo mai stata pulita durante queste nevicate molto forti, proprio sulla strada c'era 1,5 m, 2 m di neve e i normali spalaneve non riescono a spalare proprio, come dice il termine, una quantità di neve così abbondante. Tipo le ruspe, tipo proprio quelli che noi siamo abituati a vedere con questa lama davanti che spinge la neve sul bordo della strada, non possono funzionare quando la neve è molto alta. Bisogna quindi andare con delle frese. Cosa sono le frese? La turbofresa. La turbofresa è una pala rotante che gratta il muro della neve proprio. Attacca il muro della neve e attraverso proietta la neve al di fuori della Strada. strada. Pensare a una fresa, a un oggetto che gira, che aggredisce la neve e per Un tempo trituratore. è un trituratore tipo un trituratore che questa porta la neve dietro di sé per proprio questa grossa forza centrifuga che gli dà. Viene proiettata al di fuori dell'ambito stradale, quindi così della strada. E siccome questi mezzi non vengono utilizzati solo nelle Alpi, nella parte nord dell'Italia, dove normalmente viene così tanta neve, in centro Italia, dove non viene così tanta neve, non ci sono, hanno dovuto portarli apposta. In questo caso, quindi, i soccorsi sono dovuti andare, non potendo andare con i mezzi meccanici, sono dovuti andare con gli sci. Quando c'è tanta neve, l'unico mezzo per raggiungere dei posti sono con gli sci. Non potevano andare con gli elicotteri perché era già buio e le condizioni non permettevano il decollo degli elicotteri. Allora, i cani da slavina sono gli stessi cani che vengono utilizzati nei terremoti, quindi probabilmente erano già lì sul posto proprio perché c'era stato anche il terremoto. Il cane serve perché? Perché con il suo fiuto, quindi annusa la neve e riesce ad individuare le persone sotterrate, grazie proprio al fiuto di questi cani che sono addestrati. Poi le persone vanno cercate ovviamente con le pale, perché? Perché i primi soccorritori sono andati con gli sci e avevano solo le pale, quindi per forza di cause maggiori. Secondo, perché se usassimo dei mezzi meccanici come una ruspa potrebbe creare dei crolli e quindi far sì che la neve schiacci le persone sotto. Quindi bisogna andare in maniera cauta, tante volte proprio a mano, con le pale, con i picconi, con quello che c'è. E oggi, notizia bellissima di oggi, che alcune persone sono state trovate salve proprio perché una parte delle pareti, diciamo così, hanno creato delle sacche d'aria dove le persone sono rimaste, hanno potuto respirare. E se fossimo andati con le ruspe, probabilmente sarebbero crollate, schiacciando le persone. Invece, in questo caso, andando con le pale, con i cani, così. In maniera più accorta, in maniera più dolce, sono riusciti a estrarre le persone ancora vive e speriamo che siano tante, perché le notizie sono abbastanza buone. Beh, questo. Per fortuna queste cose sono molto rare perché
Io ho 50 anni e non ho mai sentito di un terremoto e di una slavina assieme, quindi cioè, proprio le concause, tutte le cose che sono successe assieme sono veramente particolari in questo caso, quindi è veramente un fatto eccezionale, diciamo così. E quindi qui la sfortuna ha avuto veramente un fattore molto importante, veramente ha avuto il suo peso significativo. E ovviamente invidiamo molto i nostri amici brasiliani che hanno un clima più mite, che non hanno questi tipi di problemi, anche se io che sono appassionato di sci di neve e di snowboard, ovviamente la neve, nonostante i danni che può creare, l'amo.